Domenica 10 luglio è stata una giornata molto importante per tutti i donatori del gruppo Fidas di Locana. A partire dalle ore 9 nella piazza del municipio sono state consegnate le benemerenze. Sono stati in tanti ad essere premiati con diplomi e medaglie di bronzo e d'argento. Tre sono stati coloro che hanno effettuato più donazioni e hanno ricevuto ben due medaglie d'oro: Giuseppe Varda, Massimo Ponsetti e Mario Romeri, che in tanti anni hanno effettuato quasi 80 donazioni. Il presidente e il vicepresidente, rispettivamente Vincenzo Blanchetti e Demi Scarlino, hanno rimarcato ancora una volta l'importanza di andare a donare il sangue per salvare molte vite. Un momento poi di grande emozione è stato sicuramente l'omaggio a Giovanni Musso, al quale è stato intitolato il gruppo in occasione del 50° anniversario, poiché socio fondatore nel 1972 e presidente per molti anni. Sono intervenuti anche la madrina Franca Vittomea e il padrino Mauro Riva per portare la loro testimonianza in questa giornata così importante. Presente alla manifestazione Anna Capella, vicepresidente vicario della Fidas Piemonte, la quale ha portato i saluti della presidente Floriana Pretto. Per l'occasione ha partecipato anche Andrea Cane, consigliere regionale del Piemonte, il quale ha mostrato grande soddisfazione per aver trovato a Locana un gruppo così numeroso e unito. È intervenuto infine il sindaco di Locana, Mauro Peruzzo, facendo un plauso a tutti i donatori per il loro grande impegno. Dopo la cerimonia, il corteo con la banda filarmonica sparonese e la Santa Messa celebrata da Don Sergio Nascone, a cui è seguita la deposizione di una corona d'alloro al monumento della Fidas. Per concludere i festeggiamenti, un grande pranzo con tutti i presenti.